Bentornati a TG2 Costume e Società. Gatti campioni e mici sfortunati. A Roma una passerella di bellezza e anche l'occasione per trovare un padrone ai felini abbandonati. Ce ne parla Cristina Battistin. Titanic è il più ammirato e fotografato, ma lui non si scompone più di tanto. Miete successi in quasi tutti i concorsi e ha un curriculum di tutto rispetto. Lo standard deve essere perfetto, la toilettazione, la condizione del pelo e tutto l'insieme del gatto deve far sì che sia un gatto da show. Lui in questo momento, a giudizio mio, ma a giudizio di molti altri, è un gatto top show. Cresce a vista d'occhio, ora pesa sugli 11 kg, il più grande Maine Coon del mondo per lunghezza. Divora 3 scatole al giorno, praticamente mezzo chilo di carne, e lo portano in giro con il passeggino. Dall'altra parte l'odissea di Susie, che aveva trovato una famiglia, che poi l'ha riportata indietro, alla colonia felina. Mesi di disperazione e adesso finalmente il lieto fine e un nuovo padrone. Come lei, tanti gatti abbandonati che ogni giorno vengono lasciati per strada a cavarsela da soli. Gatti poveri e amici con tanto di pedigree qui convivono e si danno la zampa e le adozioni non mancano, sono sempre ben accette. Abbiamo in questo momento 3 gatte con 13 gattini piccoli in allattamento, per cui chi ha voglia di avere un micino in casa magari si può contattare, non prima di un mese perché devono raggiungere l'età possibile. Filate di bellezza dove vengono esaminati e soppesati esemplari di razza purissima, oltre 500 gatti scelti e qualificati provenienti da tutto il mondo. Icy sta aspettando il suo turno ed è la padrona ad essere emozionata. Hanno un carattere affettuosissimo, non sono agitati, sono molto buoni, molto affezionati al padrone, anche coi bambini sono molto buoni e pazienti. La lente dei giudici inflessibili che controllano ogni sfumatura che fa la purezza della razza è impietosa. Questo è un Carolean Bobtail, è il gatto che non ha quasi la coda. Non si vede adesso, però si vedrà dopo. Allora, il corpo rettangolare. Ma sì, ma hai ragione, dai. I campioni del mondo e aspiranti tali si contendono il titolo. Fra persiani, Maine Coon, 2 Ragdoll dalla Norvegia, un British Shorthair, nome Why Not. Why Not semplicemente perché 2 anni fa nella cucciolata dovevamo decidere quale dei cuccioli avremmo portato appunto ad ottobre alla mondiale. E ci siamo messi a guardare i nostri cuccioli, abbiamo visto lei e abbiamo detto perché no? Persiano è stato campione nel 2014 ed ora è tornato a giocarsi altre chance. Ha una bellissima testa, gli occhi belli, una bella posizione d'orecchie, un bel colore d'occhi, una bella tessitura di pelo. I sacri di Birmania hanno dei caratteri del siamese, occhi rigorosamente azzurri, un colore chiaro che diventa più intenso sulle punte del corpo. Qualcuno si innervosisce, tenta la fuga, ma la maggioranza è docile e si lascia accarezzare e ammirare. Una manifestazione internazionale con 26 titoli che equivalgono a dei riconoscimenti mondiali. È il Mediterranean Winner Show, prima edizione, sono i migliori gatti di tutta Europa, sono solo gatti qualificati in concorso e vinceranno questo titolo particolare che si chiama appunto Mediterranean Winner Show e l'Italia è stata scelta come primo paese organizzatore.